quaderno didattico per tutti i bambini della città e non solo, dedicato alla mostra sul Perugino, il primo pittore al mondo, come viene descritto nel contratto del 1488, che lo portava a lavorare a Fano e dove avrebbe realizzato due opere di grande valore: la Madonna con il Bambino in trono e i Santi Giovanni Battista, Ludovico di Tolosa, Francesco, Pietro, Paolo e Maddalena, detta Pala di Durante, e l'Annunciazione. È stato presentato questa mattina alla presenza delle classi terze della scuola Luigi Rossi di Fano, assessore e ufficio cultura del comune, il nuovo opuscolo con all'interno informazioni, curiosità e anche giochi di diverso genere sulla pala restaurata dall'opificio delle pietre dure di Firenze ed esposta nella sala Morganti. Un catalogo della mostra per i bambini. Lo potete trovare all'ingresso della mostra qui alla sala Morganti. Quando venite, ogni bambino verrà regalato questo bellissimo opuscolo. Tra l'altro è molto interessante anche per gli adulti. La cosa più bella è che non è solo relativo alla mostra, ma parla dell'opera, il che significa che se voi lo conservate, lo tenete da parte, quando l'opera sarà riposizionata a Santa Maria Nova, questo sarà comunque importante per conoscere meglio l'opera, vederlo e permettere alle famiglie di godere dei luoghi della cultura assieme ai bambini, perché i bambini possono apprezzare e sono i più sensibili, quelli che apprezzano ancora di più la cultura. Ringraziamo per questo catalogo Confindustria e ringraziamo Confindustria anche per la collaborazione che ci sta dimostrando, promuovendo proprio presso i suoi associati la mostra stessa, perché ha un valore grandissimo. Potrete trovare l'opuscolo che viene regalato gratuitamente all'ingresso della mostra, quindi all'ingresso della Sala Morganti, in via Montevecchio davanti a Piazza Andrea Costa. La cosa interessante di questo catalogo è che è adatto anche agli adulti. E poi una curiosità, sapete che tutte le domeniche c'è Domenica al Museo, le domeniche aperte alle famiglie, e domenica 14 ci sarà l'Open Day. Tutti i bambini possono entrare gratuitamente alla mostra del Perugino. Gli adulti pagano, tranne gli adulti che accompagnano un bambino. Quindi un adulto per un bambino può entrare gratuitamente. Gli altri pagheranno, perché Fano è la città delle bambine e dei bambini. In occasione della presentazione di questo quaderno didattico è stata comunicata una ulteriore novità, il prolungamento della mostra. La mostra, che doveva ultimarsi il 15 di aprile, si prolungherà fino a settembre. Quindi fino a settembre, per tutta l'estate, potremo godere della bellissima mostra che ha avuto un grande successo. Indovinate come si prolunga? Riesce a prolungarsi grazie al ricavato dei biglietti. È stato un ricavato così importante che riusciamo a prolungare la mostra, dare un valore aggiunto alla città, e questa è la cosa più importante.